Nel servizio precedente si parlava di recuperare il terreno perduto nell'innovazione grazie anche al digitale, che ormai entra dappertutto. In Italia c'è una situazione paradossale, cioè le aziende richiedono persone preparate e non ne trovano, o ne trovano solo in parte. È il famoso disallineamento tra scuola e lavoro. Esiste a Brescia un esperimento molto originale per offrire alle aziende l'opportunità di trovare le persone giuste e a dei giovani quella di trovare lavoro. Il meccanismo ce lo spiegherà in questo servizio Rossella Livigni, incontrando l'ideatore di questa scuola di tecnologia avanzata, che è un personaggio che già anni fa aveva inventato i Talent Garden, quei vivai di giovani talenti che oggi sono disseminati in varie parti d'Italia, non solo, anche d'Europa. Vediamo. A Brescia, grazie al progetto di un imprenditore illuminato, Gianfausto Ferrari, già cofondatore del più grande campus del digitale europeo, il Talent Garden, 5 anni fa è nata la Digital Universitas, che promuove nuove forme didattiche mettendo insieme l'esperienza imprenditoriale e la formazione scolastica per preparare le future generazioni alle sfide digitali. Digital Universitas è una realtà che si finanzia grazie a un network virtuoso di persone e aziende del territorio, secondo il principio della restituzione alla società, attraverso finanziamenti di opere di utilità sociale, di parte delle fortune accumulate dagli imprenditori con il loro lavoro. La Digital Universitas si occupa di formare profili professionali adeguati a ciò che le aziende dell'innovazione e del digitale oggi richiedono. La Digital Universitas prevede sostanzialmente 2 percorsi formativi gratuiti, il Digital Transformation Master e il Mechanical Department. Il Digital Transformation Master è un percorso a tempo pieno di 7 mesi in aula per imparare a programmare, sviluppare, definire, amministrare e gestire progetti digitali. Tra le discipline insegnate spiccano tra le altre la programmazione, la sicurezza informatica, l'internet delle cose, l'elaborazione dei dati, ma anche il marketing gestionale. Il secondo percorso della Digital Universitas, il Mechanical Department, è nato da poco meno di un anno ed è anche questo gratuito. Forma tecnici specializzati in ambito manifatturiero che dovranno mettere in opera e programmare macchinari altamente tecnologici, come quelli a controllo numerico, a realizzare i componenti, a imparare a organizzare un processo produttivo all'interno di un'industria meccanica. Molte aziende si stanno dotando di macchinari di ultima generazione e di robot, ma secondo gli ultimi dati di Confindustria si stima che in Italia manchino più di 280.000 tecnici specializzati su queste macchine e la scuola non ne possiede. Questo è il divario che il Dipartimento di Meccanica della Digital Universitas si prefigge di colmare. Si lavora tra l'altro su macchine di misura, stampanti 3D e laser cutter. I giovani che hanno superato la formazione accedono a uno stage retribuito di 6 mesi all'interno di quelle aziende che hanno sostenuto con borse di studio il percorso in aula. Ben il 96% degli stage si è trasformato ad oggi in contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Digital Universitas è un modello che costituisce un unicum nel panorama nazionale. I soci hanno l'intento di fare sistema con l'idea che questo progetto si possa replicare anche in altre province italiane. E a tal fine la Digital Universitas è disponibile a fornire gratuitamente tutto il proprio bagaglio di conoscenze per poter allargare la platea di fruitori, perché, come diceva Kennedy, è giunto il momento di smettere di chiedersi cosa la nazione può fare per noi, ma di cominciare a chiederci cosa possiamo fare noi per la nazione. Thank you.